buone, però anche bello. Benvenuti e benvenute a Cantiere Aperto No Man's Land. Questa è una rassegna di arte contemporanea, musica e poesia a cura di Zerinzia, di Aware, Bellezza Resistente, con il patrocinio del comune di Loreto Aprutino e in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Grazie ovviamente per essere qui oggi. È il settimo appuntamento quest'anno dedicato al tema delle immigrazioni, un tema molto caro a Jona Friedman, poeti, compositori, musicisti, grandi artisti rendono questo luogo sempre più magico. No Man's Land ci ha dato una visibilità internazionale rispetto alla cultura che è per noi il fiore all'occhiello. Grazie. Io il progetto l'ho seguito da amministratore anche negli anni passati, negli eventi passati che sono stati fatti qua. Sapere che tanti bambini e bambine di Loreto conoscono questi luoghi, cominciano ad apprezzare e a rapportarsi con l'arte contemporanea, non è per nulla scontato e credo che sia il fattore di maggior pregio di questo progetto. La terra di tutti non si limita a questo spazio magico e meraviglioso, ma che la portiamo sempre un pochino fuori. Grazie Elena. Grazie. Lo scorso maggio vennero un po' di studenti e costruirono queste strutture che adesso vedete, e questo maggio invece sono venuti altri studenti, che ringrazio soprattutto, a vestire parzialmente le strutture stesse. Tutto questo è stato reso possibile dall'impegno speso da persone come Alberto Ulisse, Lino Tunzi, Alessandra Gabriele e me medesimo, e quindi mi sembra che i livelli di collaborazione tra il Dipartimento e la Fondazione siano molti, comprese le partecipazioni ad alcuni bandi competitivi che abbiamo in itinere. Questo è un luogo che sappiamo parte proprio da un'affermazione di Jona Friedman, che è No Man's Land belongs to everybody, cioè No Man's Land è un luogo di tutti, quindi è una trasformazione della parola, cioè proprio del termine No Man's Land, con un'accezione positiva. I wanted to do a work which links the migration from this point to the far away points, where with a very thin thread, which really was my intention. In questo lavoro c'è esattamente appunto un doppio concetto: da un lato è il filo come elemento che costruisce relazioni, no? Un filo che permette di seguire le relazioni, dall'altro è il filo inteso un po' come anche limite e confine, che è una cosa che si ripete qualche volta qui a No Man's Land. This thread is there. Of course it is an imaginary thread that you all should imagine, taking you from here to the migrants' world, where especially the migrant women's work, where they are right now working with machines again in their new homes, like mending, creating shops for mending the old clothes and so on in their new lives, or working in the fabric factories. La casa è un abbraccio, è una mamma che prende in braccio il suo bambino e lo culla con il canto di una ninna nanna. Sento la storia che passa di abbraccio in abbraccio. Sento la storia, il canto, la ninna nanna, il cammino che passa di abbraccio in abbraccio. Le nostre storie sono le nostre case. Oh,
what we do in our lives is a dream of life. We can build on these dreams. Con i sogni, con lo sguardo, con le mani, con i sogni, con lo sguardo, con i piedi e con le mani. Con i sogni, con lo sguardo, possiamo costruire la nostra vita, con le mani, con lo sguardo, plasmando, inglobando, sottraendo forme, segni, parole, storie. Marco Valabrega, Mario e Dora, grazie e grazie di voi. Voglio fare un po' di pezzi africani per il mio amico Guglielmo. Ciao! La donna canta qui i camalegni e mali camalemba. E mali camalegni. Mica sono venuto da solo, accolgo sul palco un giovantale compagno. E' vera. Facciate ancora un applauso all'Artale Afro Percussion Band, perché un ritmo così, una festa così bella non si vedeva da tanto. Grandissimi, complimenti. E quindi mi ero preparato un discorso, mi ero detto, adesso che lo incontro gli dico, senti, non andare al parco, perché appennicato al parco c'è Piercarlo, il porco, che ha un cappello punk, i capelli pink, un piqué e picchia, il collo lo spicca, la cava la spacca. Se per caso ti pesca, ti fa spicchi oppure tipo spec, capito? Perché la panca, mica è un palco, e ti prende a paccheri su paccheri su paccheri su paccheri. Il discorso era molto semplice, io me lo ripetevo tra me e me, mentre andavo a cercare questo mio amico. Mi dicevo, adesso che lo incontro gli dico, senti, non andare al parco, perché appennicato al parco c'è Piercarlo, il porco, da un cappello punk, i capelli pink, un piqué, picchia, il collo lo spicca, la capa la spacca. Se per caso ti pesca, ti fa spicchi oppure tipo spec, capito? Perché la panca, mica è un palco, ti prende a paccheri su paccheri su paccheri su paccheri, perché appennicato al parco c'è Piercarlo, il porco, ha un cappello punk, ha i capelli pink, il picca e picchia, il collo lo spicca, la capa la spacca, se per caso ti pesca ti fa spicchio oppure tipo spec, capito? Perché la panca, mica un palco, gli prende a paccheri su paccheri su paccheri su paccheri, perché è piccato al parco, c'è Piercarlo il porco, ha un cappello punk, ha i capelli pink, il picca e picchia, il collo
con lo spic, la che me lo spacca, se per cazzo ti pesca, ti fa spic oppure tipo spec, capito? Perché la panca, mica un palco, e si prende a paccheri su paccheri su paccheri su paccheri, perché è piccato al parco, perché lo porco, un cappello punk, hai i capelli pink, il pic è pic, il collo spic, la che me lo spacca, se per cazzo ti pesca, ti fa spic oppure tipo spec, capito? Perché la panca, mica un palco, e si prende a chi cazzo è che ascolta la jungle al parco mentre sto dormendo. Capitolo 1. Il sole. Soleggiare, verbo. Valore transitivo, stendere qualcosa al sole. Valore riflessivo, esporsi al sole. Alessandro Magno si recò di persona a rendere visita a Diogene e lo trovò disteso a soleggiare. Quando lo vide avvicinarsi, il filosofo sollevò un po' lo sguardo. Il monarca, allora, si rivolse a lui e gli disse: «Chiedimi che grazia vuoi». E Diogene rispose: «Levatemi e non mi parate il sole». Si dice che Alessandro fu così colpito da questa frase e ammirò a tal punto la libertà e la grandezza di quest'uomo che non possedeva nulla da pronunziare queste parole. Davvero, se non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene. Plutarco, 50 d.C., 120 d.C. Ritratto, il primo non si nota subito. Al centro del disegno un enorme serpente senza testa si avvolge in un abbraccio ipotetico. Continua una conversazione che ha intrecciato con gli alberi che crescono in abbondanza. Per annusare un fiore, un frutto, mi ci vorrà un secondo tentativo. Pierre Jiquel, Pierre Hibert, in questo magnifico No Man's Land. Grazie. Mario e Dora. C'è sempre un cammino e uno spazio da fare. E un cammino e uno spazio, dov'è che ci portano? C'è sempre un cammino e uno spazio da fare. E un cammino e uno spazio, dov'è che ci portano? Una nicchia, un rifugio, una tana dove l'uomo si nasconde e fa schermaglia agli umani suoi nemici, suoi fratelli fratricidi. Capita di rado, e se capita è per sempre, che umani di altre nicchie riescano ad entrare in quella nicchia rarefatta, fatta d'arte con un legno che sembra gabbia e invece è aria. Terra madre e madre casa. Sarà la ricorrenza
di nessuna ricorrenza. Quando capiremo che inventiamo la memoria per non volerci anomalie intermittenti nella storia. Grazie. L'esperimento era vedere, vabbè, il compositore che fa senza preparazione, buttato lì così con la luna dietro, e questo ho fatto. Cioè. Grazie,